Buonasera a tutti ragazzi, bentornati al canale di Marchesi Rosso Blu. Come vedete non c'è il mio collega, io sto tornando adesso da Modena. Purtroppo il Gubbio esce sconfitto dal Braglia 2-0, una partita diciamo dove il Modena ha meritato di vincere perché ha dimostrato che una squadra con l'acqua alla gola, dove voleva a tutti i costi ottenere i 3 punti dopo il mal tolto che avevano subito a Mantova. Era, diciamo, una partita che ci si poteva aspettare, anche perché durante la storia sono già successe partite di questo calibro. Mi ricordo un Parma-Juve di 2 anni fa, dove la Juve, stravincitrice del campionato, perse 1-0 in casa contro il Parma, ormai fallito, che doveva ricominciare dalla Serie D. Quindi, purtroppo queste partite nel calcio succedono, succederanno anche in futuro, perché il calcio è questo, è lo sport più bello del mondo perché tutti possono vincere con tutti, basta buttarla dentro. Diciamo però che questa volta il Gubbio sì, è vero, è stato sbattuto meritatamente, però diciamo che il Gubbio può recriminare un episodio dove è stato annullato il gol dell'1-0 di Marini, che rivedendo le immagini e soprattutto anche da casa mi hanno detto che hanno rivisto le immagini su Sportube, e si è visto chiaramente che Marini era in linea, quindi il gol era regolare. Ora, questo non vuol giustificare nulla, magari avremmo perso lo stesso, però andare 1-0 dopo che il Modena aveva fatto la partita, perché bisogna essere onesti, il Modena ha giocato tutti i 90 minuti a calcio, ha dimostrato di essere una squadra che spero che si possa salvare, e soprattutto tu dammi il gol, dopo magari vedremo come poteva andare. Però non te l'ha dato l'arbitro, purtroppo non decidiamo noi. E quindi diciamo che dopo quel gol annullato è arrivato calcio di rigore per il Modena su fallo di mano di Burzigotti, e siamo andati a riposo sull'1-0. Che dire ragazzi, io il secondo tempo. Ah, poi c'è da dire anche dell'espulsione stupida di Romano, perché un'espulsione in quel modo è veramente stupida. Io credo che oggi sia stata una giornata storta per tutti, perché Alfredo è una persona seria, però oggi ha preso veramente un'espulsione stupida, perché veramente fare un'entrata in quel modo. Espulsione tra l'altro giusta, non c'è niente da dire, un'espulsione stupida in quella maniera, ci ha lasciato il secondo tempo in 10. C'è da dire però comunque sia che il Gubbio in 10 sembra, stranamente e clamorosamente, sembra che abbia giocato meglio rispetto a prima. Purtroppo non siamo riusciti a buttarla dentro. Abbiamo letteralmente regalato il secondo gol, dove la difesa ha letteralmente concesso il pallone al neo entrato del Modena, non mi ricordo come si chiama, che ha battuto Narciso 2-0, e lì la partita è stata praticamente chiusa, dove c'era il sentore che il Gubbio potesse pareggiarla. Dopo, verso la fine, è arrivato un calcio di rigore per il Gubbio, che all'inizio non si era nemmeno capito perché è stata una grossa mischia in area. Pensavamo che avesse dato fallo di confusione, invece dopo un paio di minuti abbondanti si è visto che era calcio di rigore. Però io ero sicuro che Casillaghi l'avrebbe sbagliato, perché oggi era proprio una giornata no, e infatti purtroppo ha preso la traversa e la partita si è incanalata come doveva andare per i canarini gialli. Io però oggi abbiamo perso, è stata la prima partita che il Gubbio ha meritato la sconfitta, purtroppo bisogna dirlo, onore agli avversari, però io sono fiducioso perché il Gubbio ha sempre dimostrato tutto l'anno di saper giocare a calcio, dall'inizio alla fine. Quindi sicuramente una brutta sconfitta, sicuramente si poteva fare meglio, sicuramente con il gol dato poteva finire in un altro modo, siamo tutti d'accordo, però siamo anche tutti d'accordo nel dire che il Gubbio ha sempre giocato a calcio, e che una partita dove per la prima volta il Gubbio non ha brillato sotto l'aspetto tecnico, possiamo anche concedergliela, perché sarebbe veramente disumano buttare, fra virgolette, scusatemi il francesismo, merda contro questa squadra, perché non merita assolutamente nessun tipo di critica. Una partita storta ci può stare, pensiamo a venerdì contro il Pordenone in casa, dove quella sarà veramente, come ha detto Maggi, uno scontro diretto, mentalità vincente, complimenti mister. E quindi noi venerdì affronteremo questa squadra con il coltello fra i denti, perché sarà ovviamente una grandissima partita. Mi rivolgo al pubblico, spero che domenica, venerdì, Barbetti sia colmo, o perlomeno tra le 1600 e le 1700 unità, perché il Gubbio merita veramente, questa squadra merita veramente tanto pubblico. Quindi ragazzi, ci vediamo, come dico sempre, al prossimo video. Forza Gubbio, un saluto anche dal mio collega Marchese, che purtroppo non è potuto essere qui. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!